Benitez sceglie Zapata dal primo minuto, Sarri si affida a Verdi, Tavano, Maccarone, fa benissimo come si vede al 19esimo, è proprio Maccarone a servire Simone Verdi che resta glaciale a tu per tu contro Rafael, primo gol per Simone Verdi, ripartenza micidiale dell'Empoli e 1-0, questo è il sinistro del trequartista di Sarri, che un Empoli davvero in forma quest'oggi al 24esimo, altra chance incredibile sul piede di Maccarone, il suo destro finisce però fuori, graziato in questo caso il Napoli, ancora Empoli, Verdi per Tavano, completamente sbagliato il suo destro, rimane la sensazione in questo primo tempo di un Empoli show, questa l'unica azione del Napoli, minuto 34, Jorginho in mezzo, sbaglia Tonelli, destro secco di Hamsik, reattivo però Sepe a chiudere, nell'intervallo scende De Laurentiis ma nulla cambia, 53esimo, questo è il numero di Rugani, su Gulan vale il 2-0, 20 anni per Daniele Rugani, secondo gol di stagione, gol pesantissimo, 0-2, il silenzio sul San Paolo. Il Napoli prova a reagire al 67 e ci riesce grazie al gol strepitoso di Duvan Zapata di testa, grandissimo gol sull'angolo di Mertens ma soprattutto pesantissimo visto che riapre il match, prova a cambiare qualcosa Benitez, De Guzman entra per Mertens al 72esimo, Empoli in 10, fuori per infortunio Mario Rui, il Napoli sfonda proprio dalla sua parte, Caglion, in mezzo c'è De Guzman, terzo gol, il pareggio, proteste però per l'Empoli, ammonito Mario Rui che voleva rientrare a bordo campo, espulso Sarri proprio in questa occasione, di San Paolo si riaccende, diventa una boggia sul gol di De Guzman ed è ancora De Guzman a essere pericoloso, perfetto per Caglion, miracolo di Sepe, fuori però Higuain con il pallone che rimane vivo, minuto 95, disperata azione del Napoli, De Guzman colpisce bene, miracolo di Sepe che chiude la porta, il carattere riaggiusta le cose, gli applausi però restano agli Empoli.